Partiamo dalle cose certe, cioè la salvezza, mancava ancora la matematica che è arrivata con gli ultimi 3 punti di Palermo. Sì, anche se noi dopo la partita con Varese ci sentivamo già salvi, perché 52 punti, non essere salvi in Serie B è un po' dura. Sì, e poi dopo sì, è arrivata questa grandissima vittoria a Palermo, e no, siamo felici, veramente felici per quello che abbiamo raggiunto sul campo. Mancano ancora 2 partite, però qualcosa in più ci pensate o è impossibile raggiungere chi vi è davanti? Sì, noi pensiamo sia impossibile, però andremo in campo a dare il nostro meglio. Cioè, è inutile illuderci per niente, per arrivare alla fine che se non ci arriva niente. Quindi andremo in campo a dare il nostro massimo e poi dopo vedremo, però pensiamo sia quasi impossibile. Come si affronta quindi una partita come quella contro il Lanciano? No, giochiamo davanti ai nostri tifosi, vorremmo sempre fare bene perché sono sempre due partite per dimostrare sempre le proprie qualità, di far vedere che magari cioè ci siamo ancora con la testa. È una bella sfida contro il Lanciano. Penso che loro arriveranno qui perché all'andata hanno perso, quindi vorranno rifarsi della partita dell'andata. Quindi finché ci siamo dobbiamo prepararci meglio per la partita. Anche perché se non avviene un miracolo, questa sarà la partita dell'addio di fronte al pubblico del Cabassi e sarebbe bello festeggiarlo con una nuova vittoria. Sì, è l'ultima partita in casa, quindi speriamo di festeggiare al meglio. Questo giorno di ritorno hai avuto più spazio, sei riuscito anche a segnare. Qual è il tuo bilancio al termine di questo campionato? No, io sono felice del campionato che ho fatto, tenendo conto che venivo da 3 quarti di campionato saltato l'anno scorso. All'inizio non ho trovato spazio, non ho giocato anche perché non stavo tanto bene. Poi ho fatto 10 partite consecutive, pur aver fatto bene, ma non ho fatto nulla di spettacolare. Però con l'arrivo del nuovo mister è un po' cambiato tutto, sento tutta la sua fiducia e riesco a esprimermi al meglio. È più la gioia per la salvezza ottenuta in anticipo o c'è qualche rimpianto magari per qualche occasione sprecata per arrivare più in su? Sì, se dobbiamo essere onesti, sì, qualche punto potevamo averlo in più, potevamo essere lì attaccati anche noi, lottando magari fino alla fine per i playoff, però rimane un grandissimo campionato che abbiamo fatto, raggiunto 55 punti in classifica, cioè non sono pochi, sono tanti 55 punti per essere il primo anno De Carpi in Serie B, quindi siamo felici. Sì, l'esultanza che penso che porterà avanti per un bel po'. Cioè, è L di Lavinia, che è la mia fidanzata, quindi i gol li dedico a lei.